Salve, sono Ciccio Sultano, sono qui a Ragusa, Sicilia, Italia. Il mio cibo qui è un cibo molto, molto legato al corpo, alla fisicità. Noi facciamo una cucina legata all'innovazione, ma legata alla tradizione, dunque è un continuo tradimento della tradizione per poi innovare. Diciamo che la cucina siciliana è talmente ricca, come dico sempre, che non ce la fa una vita di un cuoco per poterla esprimere, perché la Sicilia è un continente grande, 25.000 km quadrati di estensione, di terra, montagne, compreso un vulcano, chilometri e chilometri di spiagge con un mare che regala tante emozioni, tanti paesaggi, dunque la mia cucina è tutto questo. È la somma della Sicilia nella sua interezza. Allora, abbiamo la nostra fettuccelle, che è un piatto a cui ci siamo veramente molto affezionati perché c'è stato tanto lavoro per arrivare a quello che oggi siamo riusciti a fare. Abbiamo questa fettuccelle sempre lavorata da noi, perché tutte le paste le facciamo noi. Dunque viene fatta con farina di grano duro e uovo, dopodiché viene saltata con un aglio, olio e peperoncino e acque di cozze che poi vengono spremute, servita, e sopra viene fatta una doppia panna acida, dunque al ricordo sempre dominazioni per me fondamentali. La storia della Sicilia è quella per cui io mi cibo e dominazione, diciamo, è una delle mie fonti di ispirazione. C'è questa salsa di panna acida con caviale di aringa, e poi facciamo, all'interno mettiamo i coralli del gambero rosso che vengono estratti dalla testa, compreso anche qualcuno degli scampi, e poi vengono emulsionati e messi insieme con la doppia panna e viene messa sopra la fettuccella. Poi sopra la fettuccella lasciamo cadere un lenzuolo di pesce bianco selvatico, dunque spigola o sarego o cernia bianca, e poi un altro fazzoletto di gambero rosso imperiale. Dopodiché andiamo a dare un colpo col cannello per dare solidità e consistenza equiparata alla consistenza della pasta, in modo che si crea una sorta di musicalità in bocca nel momento in cui si mangia. E poi al tavolo versiamo caldissimo, bollente, il sugo di cozze davanti al cliente. E questa è una pasta per me magnifica. Allora, da piccolo ero molto affascinato nel prendere la mandorla verde dall'albero e mangiarla col mallo ancora verde, che ha questo senso di aspro, di primaverile, che ti leva la sete, ma nello stesso tempo è astringente, quasi la senti qua, è un'acidità che senti qua, ma anche una astringente che senti. Dunque ci siamo giocati questa nostra vecchia ricetta col gambero, lo zenzero, e che noi facevamo una volta, e la mandorla croccante, che ha una musicalità molto, che a me piace molto, una bella acustica. Quindi il mallo verde è una gelatina di mandorla con un colore verde che abbiamo fatto noi con una zinna, e all'interno abbiamo una tartara di scampi, con la mandorla ammollata per circa 24 ore nell'acqua frizzante che diventa croccante, e poi viene passata in questa gelatina e servita con la grattachecca, però con la dose della granita di limone, e mettiamo sopra un rametto di cioccolato e una foglia di spinacino o di germoglio di pisello, proprio per emulare questa mandorla appena raccolta. È un gioco molto quasi infantile, perché quando si creano questi piatti un po' ludici ricordano il nostro essere bambini.